io sono arrabbiato. Forse il punto all'inizio, come diceva Marco Ingino ieri, il vostro collega, l'importante era non perdere. Era uno spareggio, quindi lui da giornalista serio di lungo corso, però io ho cercato di vincerla la partita. A un certo punto ho avuto il coraggio di togliere un difensore, di portare Lezza inizio gioco da dietro e di mettere Mikoski dietro una punta, quindi la volevo vincere forse anche in maniera incosciente, perché la squadra era a pezzi sotto l'aspetto organico, perché quando fai tre partite notevoli, Teramo, Catania oggi, qualcosa lasci. Io cosa posso dire? Posso dire che forse il primo tempo dell'Avellino è un primo tempo che in C non esiste. E questo ne vado fiero e orgoglioso. Il primo tempo dell'Avellino è di categoria nettamente superiore alla media, ma lo dico con grande onestà, nettamente alla media. Distribuzione, palleggio, imbucata, flusso gioco di destra dove avevamo preparato tutta la partita. Poi arrivi 10 volte davanti alla porta, non la metti dentro, c'è un rigore ancora una volta clamoroso. Oramai non mi va più di parlare perché quello che sta accadendo all'Avellino, noi domenica a Catania ci hanno dato un rigore su di un calcio d'angolo, a 3 minuti alla fine il fallo inizia con Esposito. Oggi non lo so, arbitro e il guardalinee come non hanno fatto vedere sto rigore, però sto ancora zitto, porta a casa. Abbiamo fatto una grande prestazione. Un difetto notevole, ci siamo rispecchiati dentro il nostro narcisismo esagerato alla fine del primo tempo, perché alla fine del primo tempo pensavamo che potevamo fare un sol boccone. Io ho detto di continuare a giocare, ho detto quello che pensavo. Abbiamo avuto 2 o 3 minuti di blackout anche prima del gol. Poi quel gol onestamente non si può prendere, però l'abbiamo preso. Poi abbiamo cercato di vincerla la partita, non ci siamo riusciti, però il fatto che noi nelle ultime 2 partite in casa abbiamo creato un inverosimile e abbiamo portato soltanto 2 punti a casa. In 4 partite, sviluppando una mole di gioco, soffrendo, abbiamo fatto soltanto 2 punti, quindi questo sta a significare che salvarsi diventa un'impresa. Noi ce la giochiamo perché la squadra è viva, la squadra non dà alcun segno di cedimento, però adesso mi auguro, e lo dico con fermezza, lo dico con tranquillità, lo dico per cortesia, lo dico per piacere, lo dico con tutte le parole possibili. Bisogna intervenire perché andare avanti in questo modo diventa difficile, è uno strazio, ripeto, uno strazio. Abbiamo fatto 27 cross nell'area piccola. Devo dire che oggi Albadoro ha fatto bene, forse una delle migliori partite, eh? Non è che voglio dire qualcosa, però bisogna fare qualcosa. I ragazzi ancora complimenti, prestazione lodevole sotto tutti i punti di vista. Poi Sedini non fa il miracolo al 94esimo, amen, addirittura sarebbe stato una beffa notevole. Cappella, festa sciuscia. Mister, mi scusi, per ribadire ulteriormente questo concetto, siamo ormai il 26 gennaio, significa che lei Cos'è un po' d'acqua? significa questo che lei non ha ricevuto certezza da parte della No, società. mi hanno detto che i 3 giocatori me li prendono e io non ho modo di non crederli. Devono arrivare però giocatori importanti che ci innalzano in maniera esponenziale la qualità di questa squadra, di questi ragazzi, che li posso solo ringraziare. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di impensabile. Probabilmente con un poco di fortuna la classifica sarebbe stata faraonica, però voi le vedete le prestazioni. Le prestazioni sono prestazioni importanti, tutte situazioni codificate, è normale poi non vincere queste partite, ti rimane l'amaro in bocca, però è inutile girarci intorno, via. Noi abbiamo un solo attaccante di Albadoro, Alfakeme è un attacco di profondità e stiamo andando avanti così da quando si è fatto male Charpentier.
abbiamo regalato 4 partite di mercato agli avversari, adesso mi sembra, o spero, perché non ho modo e né alcun dubbio che non arrivino questi giocatori. Festa? La domanda in realtà è quella che ci ha fatto già da Pella. Volevo dire l'esclusione di tutti. Arrivo subito, un po' d'acqua. Dimmi. L'esclusione di tutti. È una scelta tecnica. Il ragazzo è stato 2 giorni fermo, si è allenato, stava bene, voglio dire, sabato. Ho fatto una scelta. Ritornando alla questione del mercato, posso chiedere chi ti ha dato la sensazione sul fatto che arriveranno 3 giocatori? Il direttore sportivo e il direttore generale. Io mi interfaccio con loro, con chi devo parlare. Ziorino, sono d'accordo con te, abbiamo visto un gran bel Avellino nel primo tempo, probabilmente il più bello della stagione. Però è un susseguirsi di questa. No, posso dire una cosa, ogni volta diciamo il più bel Avellino, più si va avanti con tutte le problematiche. Purtroppo l'Avellino praticamente insomma nel secondo tempo è stato in qualche modo vorrei ma non posso, perché poi in un campionato dove ci sono per regolamento 5 sostituzioni, giocare senza panchina diventa davvero dura, perché praticamente tu ti giri dietro e non trovi nessuno. Qui ovviamente non è una questione di alibi, non è una questione, è una questione semplicemente pratica. No, il pareggio a mio avviso, esprimo la mia opinione, mi assumo la responsabilità, questo pareggio è figlio unicamente, direttamente connesso con il non mercato della verità. Ma questo non lo dico, io posso dire semplicemente una cosa, che la mia squadra è una squadra che gioca, lo dico, un gran calcio, è una squadra viva, presente in ogni zona del campo con dei limiti, su questo non c'è ombra di dubbio. Quello che hai detto è un dato incontrovertibile, in una sostituzione devo cambiare 4 ruoli, non c'ho sostituzione ruolo per ruolo, questo è fuori discussione. A un certo punto ho tolto, e l'ho dovuto fare per forza, il giocatore più che dava fastidio, il più incisivo, Mikoski, l'ho dovuto portare a fare il quinto, non so se avete visto, no? Non avevo nulla, ma non è un alibi, anzi devo soltanto ringraziare i giocatori, con grande onestà, sono molto arrabbiato, perché vedere la squadra crescere in questo modo, giocare questo calcio, è come, non lo so, un cane da corsa che comunque c'è il guinzaglio, ti fa 300 metri perché c'è il guinzaglio, però poi non può andare oltre. È così oggi l'Avellino, caro Rino, non sono arrabbiato, perché la squadra è bella, bella da vedere, la squadra forte, la squadra. Sono deluso, su questo non c'è ombra di dubbio. La mia delusione è notevole, perché quando lavori con questa disponibilità dei ragazzi per tutta la settimana, come faccio a dire che non hai ragione su quello che hai detto? Cioè, le altre squadre fanno sostituzioni ruoli per ruoli. Noi invece dobbiamo giocare a scacchi. Muovi una pedina per cambiarne 6. Questa è la verità. Di Pariello, Zappella e poi concludere il grazie. Visto, non voglio arrivare alla dose, però nell'ultimo periodo tutti gli episodi dubbi vengono giudicati in senso contrario. Oggi vedo che l'episodio di Evangelista sia clamoroso, va a tirare, subisce un fallo e non si infisca un rigore del genere. Non bisogna fare vittimismo perché no, ma quale vittimismo? Qui c'è una. Guardi, Iapariello, io per l'Avellino sarei pronto anche ad avere una squalifica per 6 mesi, però poi so di lasciare solo la squadra. E probabilmente con la protezione che mi contraddistingue la squadra ha bisogno di me anche sul campo. Io vorrei dire tante cose, ma non dovrei essere io a dirle, non mi dovrei esporre sempre io in prima persona.
quello che sta subendo l'Avellino sono le più notevoli nefandezze che io ho visto negli ultimi 15 anni delle mie squadre da quando faccio l'allenatore. Ogni episodio dubbio ci condannano, ogni episodio inesistente ci condannano. Oggi ci sono due rigori solari, uno ed espulsione e calcio di rigore, e su Evangelisti è qualcosa di abominevole, e vorrei essere spiegato anche il gol che viene annullato a Zullo. E di cosa vogliamo parlare? Io non mi faccio parlare, perché ho bisogno di stare vicino alla squadra, la devo portare alla salvezza, è un impegno che ho preso, e se dico quello che penso, penso che sarò lontano dai rettangolo di gioco per tantissimo tempo. È una vergogna, è qualcosa di abominevole, è qualcosa che non lo so, probabilmente ho la sfortuna che tutti coloro i quali ci arbitrano nell'ultimo periodo sono tutti sfortunati. Dico semplicemente questo, incappiamo in tutti gli arbitri sfortunati, ma noi siamo più forti di tutti. C'è anche una frase: se il destino è contro di noi, peggio per lui. Io sta squadra la salvo, Iapparello, la salvo, parola d'onore. E se non la salvo smetto di fare l'allenatore, lo dico in mondo visione. Andiamo avanti. Zappella e chiudiamo con Nello, grazie. Sì, mister, buonasera. Innanzitutto complimenti perché come sta facendo giocare la squadra è davvero molto bello. Da tempo non vedevamo del gioco. Posso dire una cosa, con calma, con tranquillità. Io il primo tempo dell'Avellino non lo vedo in B, nessuno gioca questo calcio. Cioè, vedete l'Avellino come gioca, arriva, palleggia, distribuisce, cerca in bucata, non trova la giocata, torna dietro, non improvvisa nulla, tutte giocate codificate. E poi quando non vinci c'è una fase di scoramento incredibile. È come avere una donna bellissima che la guardi vestita alla grandissima e poi non posso andare oltre. Volevo dire, per quanto riguarda, purtroppo qua da tempo immemorabile stiamo assistendo che per vedere l'acquisto di un giocatore ci vuole, è come la morte di un papa, cioè in effetti noi dal 5 agosto stiamo attendendo la punta. Purtroppo era arrivato Charpentier, ma dopo un lungo periodo, adesso è un mese e mezzo, Charpentier è fuori, Silvestri si è fatto male, non arrivano i sostituti. Volevo chiedere, in questo contesto, visto che di solito un giocatore va via, un altro arriva, come mai Caric e Nie, che avete deciso di dare, non aspettavate il 31 gennaio? Allora, cioè, chiedo scusa, c'è un errore. Nie non è stato convocato non per scelta tecnica, perché ha un problema muscolare. Lo dico io perché io ho visto che in difesa oggi c'era solo io, Morelli, e quindi voglio chiarire, io sono depositario, chiedo scusa, di verità. Nie è stato scritto per scelta tecnica, non so chi ha dato questa notizia, ma è una notizia priva di ogni fondamento. Quindi Nie Falù ha avuto un'elongazione giovedì, Caric è scelta tecnica e me ne assumo tutta la responsabilità, perché per me se un giocatore non si allena a 3.000 e non è predisposto con la testa, non lo convoco, su questo non c'è ombra di dubbio. Falù assolutamente non è una scelta tecnica. Grazie. Prego. Mister, buonasera, siccome non ha giocato oggi Cuppone, dovrebbe essere lui l'attaccante dell'Avellino. Non è entrato, dico. Chi è? Non ho capito la domanda, ero distratto. No, dico Cuppone, siccome non ha giocato oggi, non è entrato Monopoli. Dovrebbe essere lui l'attaccante dell'Avellino. Non lo so, io non mi occupo del mercato, dovete parlare con i due direttori, Musa e Martone. Cuppone
è l'attaccante esterno del Monopoli, ex Bisceglie, ex Paganese, proprietà del Pisa? Sì. Ho letto anch'io qualcosa. Un po' piacere almeno un attaccante. Ma può piacere, io non è che me lo devo portare nel letto, lì c'ho mia moglie. Io voglio l'attaccante che la butta dentro, il resto sono chiacchiere, i numeri fanno la differenza. Mi scusi, ritornando un attimo al discorso che ha fatto prima, al di là del mercato, lei si aspettava questa sera anche una presa di posizione della società, cioè nel senso che non ci deve mettere per forza sempre lei la faccia? No, io non metto... No, anche per quanto riguarda la questione arbitrale, cioè per farci evitare qualche squalifica. Io vivo per l'Avellino e sono servo di questa città, di questa provincia a livello calcistico. Io non ci metto la faccia, io dico quello che penso, posso piacere o non piacere. È normale che se io dicessi quello che penso in questo momento avrei una squalifica dai 6 mesi a 1 anno e mezzo, senza condizionale, definitiva, perché uno può essere anche condannato per un reato, magari veritiero, e poi magari non sei condannabile. Nel calcio se apri la bocca sei già morto, e almeno io sto zitto e non dico nulla. Lascio a voi tutti rivisionare o rivisitare le immagini senza fare nessun vittimismo. Allora, cara Titti, con l'onestà che mi contraddistingue, noi probabilmente non abbiamo bisogno di una sola punta, quindi vengo allo scoperto. Noi abbiamo bisogno minimo di 2 attaccanti, che poi uno abbia le caratteristiche di Cuppone, magari più esterno. Io mi aspetto un attaccante che in carriera ha fatto sempre gol e non mi aspetto scommesse. Evacuo è un giocatore che non ci sono, penso che parliamo di uno dei giocatori più forti in assoluto, ma io non decido io, decidono loro. Cioè, se tu mi fai un nome di Evacuo, ti dico che Evacuo in categoria è un mostro, è un fenomeno. Io mi aspetto un attaccante che dia certezze. Scommesse penso che non ne possiamo fare più, altrimenti il crepuscolo è vicino.